guarda, te la sto a portare presto. 40-50 centimetri d'acqua dopo il nubifragio che ha colpito Pescara questa mattina. Qui siamo nella Riviera Nord, proprio nel centro di Pescara. Guardate cosa è successo. Praticamente ci sono dei bidoni della spazzatura di Veltie che galleggiano. Guardate le macchine a filo d'acqua. È quasi impossibile transitare senza incorrere in problemi per le autovetture. Una situazione davvero difficile, davvero critica, ma la critica città è rappresentata soprattutto dalla violenta grandinata che si è abbattuta sul capoluogo adriatico questa mattina. Una situazione che sfugge al controllo in alcune zone come questa della Riviera Nord di Pescara, colpite violentemente dal nubifragio di oggi, accompagnato dalla grandine. Chicchi grossi come palle da tennis che hanno frantumato i parabrezza delle auto, ma ancor di più hanno causato il ferimento di 18 persone finite al pronto soccorso. E come se non bastasse, si è allagato pure il piano terra dell'ospedale di Pescara. L'acqua ha costretto allo stop delle sale operatorie. Sono in corso verifiche sugli ascensori per valutare se è possibile gestire le urgenze. Completamente allagati i seminterrati, fuori uso le cucine, la farmacia e i parcheggi. Nel parcheggio dipendenti l'acqua ha raggiunto, come vedete nelle immagini, 2 metri e sono decine le auto distrutte. Alcune persone sono riuscite a mettersi in salvo dai veicoli trascinati dall'acqua. La violentissima grandinata che ha causato danni e feriti ha riguardato gran parte della costa abruzzese e su Pescara il violento nubifragio ha fatto registrare allagamenti e strade ridotti a fiumi in più punti del capoluogo, dalla riviera ai colli. Ora andiamo nelle zone più critiche di Pescara per quanto riguarda gli allagamenti. Già la Riviera Nord avete visto come è ridotta. Ci stiamo recando nella zona stadio, una delle zone più sensibili quando piove. Ci risiamo, Siamo sempre alle solite, purtroppo il problema non si riesce a risolvere nonostante i lavori che sono stati fatti. I soldi se li sono mangiati il comune di Pescara, chi l'amministra, però non hanno fatto niente. E qui purtroppo la situazione, siamo sempre alle solite. Adesso se volete potete inquadrare dentro al locale. Immancabili i disagi alla viabilità e c'è l'invito a non uscire, a non rifugiarsi nei seminterrati, attenzione ai sottopassaggi. Una grossa crepa si è aperta in via di sotto e proprio nella zona si è riversato un vero e proprio fiume di acqua e di fango e siamo ai colli. Attivato dal comune il COC, il centro operativo, il sindaco di Pescara Masci in giro per verificare le emergenze di una situazione, dice, impraticabile. Vigili e operai sono tutti in strada ma non sono sufficienti a gestire l'emergenza. Masci ha ribadito di aver già contattato la regione per ottenere la richiesta di un risarcimento danni. La forte energia accumulatasi in queste ultime settimane con un caldo ben al di sopra delle temperature del periodo ha dato il via libera a un fenomeno come questo, purtroppo negli ultimi tempi sempre più diffusi in Italia. Vigili urbani e tecnici al lavoro in strada, ma la situazione non è semplice. In mattinata in zona Pineta alberi sono caduti sulle auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'invito naturalmente è alla prudenza fino a quando la perturbazione non si sarà esaurita.